Mamma mia, ragazzi. C'è poco da stare allegri, ma proprio poco, poco, poco. L'unica cosa di buono oggi sono i 3 punti. Basta. Ragazzi, va bene per il morale, per la classifica, speriamo che può essere un input. Una partita indecorosa. Forse nel secondo tempo qualcosina in più, un po' più di cuore, però indecorosa. Primo tempo indecoroso, modulo che non mi piace, ragazzi. Io sono così schietto, diretto. Non è che perché ora abbiamo vinto i 3 punti e campioni d'Italia, non è così. Questa non è stata una partita di calcio. Questa è stata una sofferenza allo stato puro. Una sofferenza. Ecco, è andata bene, va bene. Portiamo a casa i 3 punti. Cerchiamo di resettare, cerchiamo di rimettere in ordine le idee. Non in questa maniera, ma insomma. Va bene, va bene. Belli siete ragazzi, belli. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nech nella casa del pane Balloon. Dai ragazzi, vi invito subito ad iscrivervi al canale. Dai. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Mi raccomando, fatelo, è importante. Non costa nulla ragazzi, perciò mettete anche un bel like. Anche quello è gratuito, non costa nulla neanche quello. Ma soprattutto ragazzi, scaricate l'app di OneFootball. Se amate il calcio tanto quanto lo amo io, non potete non avere l'app di OneFootball sul vostro smartphone o tablet che sia. È un'app totalmente gratuita che tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi. Highlights di Serie A, di Serie B, calcio in streaming, indiscrezioni statistiche, pronostici, tutto sul calciomercato. La potete personalizzare, veramente è un'app completa in tutto e per tutto. Non ve lo dico più, ragazzi. Correte sotto il link in descrizione a scaricarla perché bella è l'app di OneFootball. Football! So che piace a molti, come lo dico. Dai, ragazzi, sono contento del risultato, non della prestazione, l'ho detto fin dall'inizio, però è un risultato che in questo momento ci vuole. Non è stato rubato nulla, perciò l'importante è quello, non sgraffignare, no? Poi va bene, è arrivato in questa maniera qua, sofferto, giocando non un gran calcio, non il Milan che ci ha abituato fino a un mese e mezzo fa, però va bene, fa morale, fa classifica, era importante vincere perché sennò veramente perdevi troppo terreno con le altre che stanno veramente viaggiando ad alti livelli. Ragazzi, un primo tempo veramente da cancellare. Io non lo so, questo modulo, settimana scorsa abbiamo giocato col 3-5-2, sta settimana col 3-4-2-1, insomma. Continuare a cambiare, a me mi sembra aver snaturato troppo la squadra. È vero che la squadra è in difficoltà, non lo so, questo modulo a 3 per cercare di prendere meno gol. Oggi è vero, clean sheet, non hai preso gol, però ragazzi, mamma mia quanta sofferenza. Nel primo tempo non abbiamo fatto mezzo tiro in po', ma neanche mezzo, ragazzi. Forse sul finale ci siamo avvicinati all'area di rigore, ma ragazzi, veramente è qualcosa di imbarazzante. Cioè, i primi 25 minuti io mi ricordo una parata di Tatarusano pazzesca. Un altro tiro del Torino, 3 calci d'angolo del Torino, insomma il Torino che ci palleggiava a centrocampo. Noi questo modulo non riusciamo a reggerlo, ragazzi. Noi questo modulo non riusciamo a reggere. Il primo tempo si è visto, è stato veramente. È stato palese proprio la difficoltà del Milan. Poi va bene, tu hai portato a casa il risultato, l'hai pareggiata, non hai perso e va benissimo. Però insomma diventa difficile continuare, andare avanti tutto il campionato così. Io direi di tornare al nostro modulo. Tanto se devi perdere, ragazzi, perdi lo stesso. Cioè, io la vedo in questa maniera qua, ma così non puoi andare avanti. Perché insomma, oggi hai avuto davanti il Torino e va bene. Nonostante che il Torino è una squadra che ti mette in difficoltà, che è pericolosa, insomma, è difficile da giocare, fa giocare male gli avversari e poi. È comunque un Torino che palleggia anche bene, a differenza di altri anni non è un Torino che fa solo giocare male le altre squadre, gioca bene loro. Prima facevano giocare male le altre e anche loro non è che erano granché. Ora giocano, ti fanno giocare male perché ti pressano, ti fanno, ti dicono, sono molto fisici e in più sanno palleggiare, giocano bene. Adesso io non so se sono loro che giocano bene o siamo noi che siamo veramente scarsi in questo periodo. Però, ragazzi, io ho visto un primo tempo un Torino veramente sul pezzo, che non aveva paura di giocarsi la partita. Ora vengono a San Siro, ragazzi. Le squadre capiscono la difficoltà del Milan, vengono a San Siro a giocarsela per vincere. Se prima venivano
per cercare di strappare il pareggio, di chiudersi, di limitare i danni. Allora lì poi tu li castighi perché sei una grande squadra. Oggi vengono e ti affrontano a viso aperto perché capiscono che tu sei in difficoltà, ti affrontano a viso aperto e il Milan in questo periodo sta subendo. Io per questo non condivido il cambio di modulo, che capisco cercare di prendere meno gol, però non crei nulla in avanti. Hai snaturato Leao, Leao deve fare la seconda punta che gironzola intorno a Giroud, c'è cioè tipo Lautaro Martinez intorno a Dzeko, ma Leao non è Lautaro Martinez. Leao ha altre caratteristiche, così tu snaturi la squadra. Teo Hernandez ha bisogno di spazio, se gioca nei quattro in difesa ha tutto lo spazio davanti per fare le sgaloppate, se gioca quinto di centrocampo è un altro ruolo, anche se è sempre a sinistra, è un'altra cosa, non ha tutto lo spazio che lui ha bisogno per irrompere su quella fascia, e snaturi anche da quel lato lì. Se lato positivo, mi è piaciuto ciao, non so come, adesso vabbè, impareremo anche il termine. Mi è piaciuto, bello tosto, oggi è esordito da titolare, l'ho visto proprio bello, bello fisico, mi è piaciuto, ecco, da quel lato lì devo essere sincero, ma magari veramente abbiamo trovato un'alternativa, perché veramente Gabbia è un qualcosa di imbarazzante. E poi ragazzi, il portiere quando rinvia la palla o la dà loro, cioè non fa diversamente, o se no la tira fuori. Ragazzi, veramente imbarazzante. Non è solo scarso in porta, ma in tutto. Cioè, lui la palla la dà sempre a loro. Ma io veramente, ragazzi, ero triste. A fine primo tempo non pensavo veramente potessimo portare a casa la vittoria. Pensavo di riuscire a strappare un pareggio se eravamo fortunati. Invece poi nel secondo tempo devo dire che il Milan ha giocato un secondo tempo diverso, è stato più in partita. Il Torino sempre bene, sempre messo bene in campo, forse è calato un po' fisicamente, non lo so. Il Milan ha iniziato a pressare alto, perché poi il Milan ha bisogno di quello. Il Milan è una squadra che deve pressare alto, ha fatto della sua forza in questi due anni il pressing, il conquistare palla, l'essere asfissiante, è quello che ci manca. Noi dobbiamo giocare così. Se giochiamo arroccati dietro è un gioco che per noi non va bene, noi non riusciamo a gestirlo, non riusciamo a rimanere dietro e a chiudere bene gli spazi. Non siamo l'Inter, non siamo la Juve, loro sono bravi a fare quel gioco lì. L'Inter è tanti anni che fa il 3-5-2, è più strutturata per fare quel gioco. Noi dobbiamo pressare, noi dobbiamo giocare più in avanti. La nostra difesa è stare in avanti, più stiamo in avanti e meno stanno in attacco gli avversari. E nel secondo tempo è quello che ha fatto, è uscito molto di più, pressing alto. Insomma, Leao mi è sembrato che anziché un 3-4-2-1 mi è sembrato un 3-4-3. Insomma, Leao è andato un po' più sulla sinistra perché si è alzato un po' più, ma insomma ho visto un secondo tempo diverso. Poi alla fine il Milan ha avuto, a parte il gol, anche un paio di occasioni nitide, una il 2-0 che si è mangiato Teo Hernandez solo, ma insomma lo vedevo molto più propositivo, è rimasto più nella metà campo del Torino nel secondo tempo, invece che nel primo, che è stato veramente un disastro incredibile. Perciò porta a casa la vittoria. Poi sostanzialmente è una partita questa qua che poteva finire 0-0. Poteva vincere il Torino come ha vinto il Milan, nessuno ruba niente all'altro, non sono quelle partite veramente noiose, brutte, tattiche, per cercare di chiudere gli spazi, di non prendere il gol, di ripartire. Sono quelle partite che a me non mi fanno impazzire, però in certi momenti hai bisogno anche di quelle. In questo momento tanta roba essere riusciti a vincere la partita, addirittura non subire gol e a portare a casa 3 punti, ragazzi. 3 punti che ci mancavano dalla partita contro la Salernitana, il 4 di gennaio, un mese e una cinque settimane fa l'ultima vittoria del Milan. Qualcosa di incredibile, con le partite ogni 3 giorni vuol dire aver giocato tanto e aver perso tanto. Perciò bene, dai, che è arrivata la vittoria. Adesso ci passiamo il weekend a guardare gli altri, però insomma, al di là di questo, noi dovevamo vincere e siamo riusciti a farlo. Dai, un abbraccione di cuore a tutti, ragazzi, mi raccomando. Poi domani posterò la live reaction, non un granché, perché insomma, a parte qualche incazzatura di troppo. Dai, un abbraccione ragazzi, like al video mi raccomando e ci vediamo domani. Bye bye!